che si sistemano tutti, io partirei anche. Mi hanno chiesto di fare un cappello, un'introduzione a questa serata, e voglio salutare innanzitutto le persone che ci sono in sala, tutti, ma vedo ci sono dei sindaci, ho visto Marco Mulgora e altre persone che magari non conoscono altre autorità. Ringrazio tutti a nome dell'MDF per la vostra presenza questa sera. Ci siamo giocati, mi siamo un po' di milanisti, però mi spiace, racconterete poi voi quello che è successo nell'arco della sera. Dicevo che per il introduttivo me l'ha chiesto dell'MDF di farlo, siccome poi vi spiegherà Gianluca che cos'è il movimento, siccome qualcuno dell'MDF ha un presentatore in casa, la politica del contenimento dei costi era quella più semplice di chiedere al presentatore che sia in casa di presentare la serata, ma lo faccio ben volentieri. Noi parleremo questa sera di territorio. Pensavamo dopo Genova di non tornare a parlare di situazioni di questo genere, però abbiamo visto anche ieri ci sono stati dei morti e come sempre succede si parla di dissesto idrogeologico. Io a proposito della nostra provincia leggevo 10 giorni fa, un po' di giorni fa, un articolo del professor Alfredo Guini, che è un geomorfologico docente alla Università degli Studi di Milano, che parlava di una situazione abbastanza pesante anche nella nostra provincia. Ci sono una ventina di comuni, non li entrano nei nostri tre della Valletta, dove ci sono delle situazioni piuttosto critiche, e nella pagella che dava a questi comuni erano praticamente quasi tutti insufficienti. È innegabile che noi parliamo di edilizia. Io ho fatto geometra anch'io tanti anni fa, e negli anni 60, nel pieno del boom economico, si è costruito tanto e probabilmente si è costruito anche male. Era una situazione comunque da tenere sotto controllo. Ho un dato che riguarda il comune di Rovagnate, che è il mio. Per esempio, nel 1861 l'Unità d'Italia contava 1700 abitanti, ebbene nel 1991, adesso mi correggerà il sindaco, più o meno ci siamo, l'incremento è stato dell'85%, mentre dal 91 ad oggi in 20 anni l'incremento della popolazione è stato del 35%, per cui c'è un problema demografico da affrontare. E c'è un problema di territorio, perché noi pensiamo in maniera sbagliata che tutte le fonti siano inesauribili, pensavamo che l'acqua fosse una fonte inesauribile, ma non è così, e pensiamo che il territorio sia una fonte inesauribile, ma non è così. C'è un dato, io mi scuso sindaco, se l'ho preso dal libro, da qualcosa che ha scritto lei, c'è un dato che mi fa veramente pensare, che ogni anno nel nostro paese, intendo in Italia, sparisce una quantità di territorio pari a 240.000 campi di calcio. Questo mi fa pensare quanto sia vasta questa parte di territorio che se ne va. Quest'anno, nel 2011, la Lombardia per la prima volta è scesa al di sotto del milione di ettari di territorio agricolo. E per di più questa parte di territorio che viene sottratta all'agricoltura, i 2/3 di questo territorio è quello più fertile, era quello più lavorabile. Se noi pensiamo che ogni cosa che facciamo, anche solo mangiare un chilo di carne, per produrre un chilo di carne servono 140 metri quadri di territorio, per cui serve avere del territorio disponibile. La perdita di territorio che viene nella nostra regione Lombardia è pari a una capacità produttiva, vi do dei dati, lo so, però fanno anche spavento, di 27.000 tonnellate di grano. Ogni anno le perdiamo in Lombardia, riducendo anche la possibilità di riciclare 850.000 tonnellate di anidride carbonica, che non è poco, perché l'anidride carbonica non viene riciclata dal terreno, resta in circolo e innesca una serie di cose, inquinamento, innalzamento delle temperature, eccetera, eccetera. Ecco, io non credo che stasera troveremo la soluzione a tutto questo, però avremo un ospite che ci parlerà della sua esperienza e di quello che fa bene. Allora adesso, prima di cedere la parola, ve lo presento, ma sicuramente molti di voi lo conosceranno già. Domenico Finiguerra è giovane, posso dire l'età, neo quarantenne, laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano ed è il sindaco di Casinetta di Lugagnano. Questo è il suo secondo mandato, perché il primo mandato era del 2002, è stato rieletto poi con una larga maggioranza, per cui siamo quasi in scadenza di mandato.
fa parte, il suo comune fa parte dell'associazione dei comuni virtuosi, che sono quelli che per un verso o per l'altro hanno fatto qualcosa per l'ambiente. Okay? E vorrei a questo punto spezzare una lancia, perché noi pensiamo sempre che i comuni virtuosi siano quelli del nord, ma mi pare che quest'anno di aver visto che nella lista dei comuni virtuosi ce ne sono anche alcuni del sud, uno in provincia di Avellino, uno in provincia di Bari, mi pare per il recupero dei rifiuti, eccetera, eccetera. Quindi non è vero che c'è questa Italia poi che al nord fa le cose per bene e al sud non le fa. Adesso io cedo la parola a lui, vi illustrerà un pochino, è autore anche del libro insieme a Chiara Sasso, Il suolo dei nostri figli, per cui che dà il titolo anche a questa serata. Ho dimenticato qualcosa? Lo dica lei, è venuto qui con l'assessore, saluto anche lui, lo ringrazio per essere venuto qui questa sera, grazie. A voi, Domenico Finiguerra. Ma grazie innanzitutto dell'invito e grazie a Don Giorgio, al Movimento della Decrescita Felice e a tutti voi che siete davvero tanti stasera, ecco, credo che sia comunque da apprezzare il fatto che, come dice una persona molto, almeno a me molto cara, è un geografo di Venezia, si chiama Valerani, rimettersi le scarpe dopo essersi messi le ciabatte, dopo essere tornati a casa, per venire a sentire una conferenza è comunque una cosa da sottolineare, perché di solito i cittadini difficilmente escono la sera per ascoltare qualcuno parlare di risparmio di suolo, di consumo zero o di temi ambientali. Ma io partirei subito con un aggancio forte ai dati che prima venivano letti. Noi abbiamo in Italia un consumo di territorio che nel 2010 è stato calcolato dal Politecnico di Milano, dall'INU e da Legambiente in 500 km quadrati in un solo anno. 500 km quadrati sono un'area grande 50 km per 10 km in un solo anno. E l'Italia, sappiamo benissimo, ce lo insegnano a scuola, ai primi anni, è fatta di 301.000 chilometri quadrati. In un solo anno abbiamo perso 500 chilometri quadrati. E questo trend è in corso ormai da almeno 30 anni, anche di più. Da subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia è iniziata una lunga cavalcata del cemento, una lunga cavalcata che all'inizio poteva avere una qualche giustificazione dalla necessità della ricostruzione del nostro paese, ma oggi è completamente inutile dal punto di vista anche economico. Le stime più prudenti, ma lo vedremo poi quando ci saranno i risultati del prossimo censimento, parlano di almeno 2 milioni di case vuote in Italia e di qualche decina di migliaia di capannoni sfitti. Qua noi in Lombardia basta fare un giro su una qualsiasi delle autostrade o delle tangenziali, sono innumerevoli i capannoni con lo striscione affittasi e vendesi. Pure nonostante tutto ciò abbiamo sempre comunque dei piani regolatori che vengono approvati dai consigli comunali, che non sono imposti per decreto del Presidente del Consiglio, quindi sono approvate dalle comunità, perché i consigli comunali sono eletti dai cittadini sulla base di un programma elettorale, evidentemente sono poi appunto approvati dai rappresentanti dei cittadini. Negli ultimi anni è ormai un trend mai compromesso. Ogni volta che qualcuno vince le elezioni, se si trova a dover decidere dello sviluppo urbanistico e fa il nuovo piano regolatore, non riesce ad ipotizzare un consumo di territorio zero. Perché c'è comunque una sorta di intossicazione anche della classe politica italiana, in cui bisogna per forza crescere, avere un'area industriale che è in costante aumento, bisogna avere per forza 2, 3, 4, 5 mila nuovi abitanti, attraverso anche delle vere e proprie politiche che sono in contraddizione con elementi matematici. Tutti i comuni prevedono aumenti demografici, comuni che da 30.000 abitanti decidono di dover arrivare a 40.000 abitanti. Il comune di Milano, l'altra sera la giunta Pisapia ha deciso di revocare il piano di governo del territorio della giunta Moratti, ma il PGT della giunta Moratti prevedeva qualcosa come 300.000 nuovi abitanti a Milano. Schio prevede un aumento da 30 a 50.000 abitanti e così via. Tutta la nostra pianura padana, che in realtà è una megalopoli ormai padana,
con comuni che si sono saldati l'uno con l'altro, creando una vera e propria unica città. Da Milano si può arrivare fin qui da voi senza quasi soluzione di continuità. Da Milano si va verso Varese, verso Bergamo, senza nessuna soluzione di continuità, e non sono altro che la sommatoria di tanti piani regolatori che si sono negli ultimi 40 anni alla fine saldati. Comuni che avevano 2-3 mila abitanti nella prima cintura milanese oggi sono di 30, 40, 50 mila abitanti e sono il risultato di una serie di piani regolatori che si sono stratificati uno dopo l'altro e hanno saldato in un'unica periferia, tra l'altro anche molto brutta. Partendo da questi dati e da quello che vedevamo attorno a noi nel 2002, quello che io vi sto raccontando oggi non sarei stato in grado di raccontarvelo nel 2002 quando abbiamo vinto le elezioni per la prima volta, perché sono il frutto anche di una serie di incontri, di contaminazioni, di incroci con esperienze di altre persone, di altri movimenti, tra cui anche il movimento della decrescita felice. Siamo partiti da una sensazione di pelle. Avevamo 30 anni, io, Andrea e altri della nostra lista civica, e abbiamo scritto il programma elettorale per presentarci alle elezioni del nostro comune, a Cassinetta di Lugagnano. Arrivati alla voce urbanistica, abbiamo deciso di fare una scelta che fosse molto radicale. Una scelta che, io me la ricordo a memoria perché è una frase molto semplice, mentre di solito quando nei piani, nei programmi elettorali si affronta il tema urbanistica si sta molto sull'ambiguo. Noi abbiamo scritto: non ci saranno nuovi insediamenti se non attraverso il solo recupero dell'esistente. E questo ci ha in qualche modo poi anche obbligato una volta vinte le elezioni, ma questa scelta di scrivere queste poche parole nel nostro programma elettorale nasceva da una sensazione epidermica quasi, perché vedevamo anche attorno a noi quello che era l'andazzo generale e c'erano gru dappertutto, non c'era ancora la crisi dell'edilizia che abbiamo in questi giorni, ma i comuni attorno a Cassinetta di Lugagnano avevano conosciuto negli ultimi 10 anni, nei 10 anni precedenti, un incremento davvero galoppante. Noi tra l'altro siamo abbastanza fortunati perché ci troviamo nel Parco del Ticino, che è una delle 6 riserve della biosfera, tutelata dall'UNESCO, ce ne sono 6 in Italia. Il fatto di essere in questo parco ci ha fatto anche mettere in campo un'azione politica di tutela, di difesa, per preservare quello che noi avevamo e che abbiamo tuttora per le prossime generazioni. Nell'immagine che prima si vedeva dell'inquinamento e del surriscaldamento per il pianeta, noi siamo in piena megalopoli, appunto, perché il surriscaldamento è anche il frutto dell'eccessiva cementificazione del nostro territorio, che appunto prima mi ha anche detto molto bene, nel momento in cui io cementifico riduco anche la possibilità di catturare CO2 da parte della terra. Quindi partendo da un sentimento di amore per il nostro territorio e anche di voglia di mettere in discussione un modello che veniva considerato ormai dominante e impossibile da contrastare, abbiamo scritto queste cose che all'epoca ci avevano in qualche modo anche etichettato come degli estremisti ambientalisti radicali, quelli che si oppongono, quelli che sono sempre per il no, ecco. Poi dopo su questa cosa ci voglio tornare perché credo che oggi sia esattamente il contrario. Nel senso, la dico subito, io credo che oggi i veri estremisti siano quelli che vogliono continuare a costruire e noi invece oggi mi riscopro più moderato. Penso che sia più estremista il sedicente leader del Polo dei Moderati, il genero del più grande costruttore del nostro paese, che si dice essere leader dei moderati, e invece penso di essere moderato di più io con la mia amministrazione, perché credo che sia davvero ora di smetterla di consumare il territorio, alla luce dei dati che abbiamo anche visto. Il fatto di averlo scritto in un programma elettorale e di aver ricevuto il consenso del 51% dei cittadini di Cassinetta di Lugagnano ci ha obbligato poi a praticarla questa cosa e quindi abbiamo iniziato a lavorare al strumento urbanistico. Siamo arrivati alla vigilia della scadenza del primo nostro mandato nel 2007 con l'adozione del PGT, del Piano di Governo del Territorio, che appunto prevede lo stop al consumo di territorio, che è cosa molto diversa dal dire stop all'edilizia. Spesso viene confusa questa. Noi non abbiamo detto basta attività edilizia nel territorio di Cassinetta di Lugagnano. Noi abbiamo detto non consumiamo più suolo agricolo, suolo fertile,
puntiamo sul recupero del patrimonio che abbiamo, che delle aree già compromesse. Ci sono state decine di cantieri in questi anni a Castagneto di Lugagnano, abbiamo recuperato delle ville del Settecento, delle case di corte, c'è stato anche, credo, il mercato che voleva creare abitazione a Castagneto di Lugagnano, non avendo la possibilità di fare delle villette o dei palazzi nuovi, ha dovuto recuperare il patrimonio esistente. E abbiamo avuto quindi attività edilizia nel nostro comune. Certo, non è stata l'attività del nuovo piano di lotizzazione nell'area vergine che veniva e viene spesso proposto ai comuni per fare cassa, che questo poi è stato il punto più importante che noi abbiamo dovuto affrontare. Nel momento in cui abbiamo deciso di adottare una politica di questo genere, è emerso subito, perché ce l'hanno anche detto gli uffici, guardate che noi però senza gli oneri di urbanizzazione entriamo in crisi, perché i comuni negli ultimi 20 anni hanno iniziato ad essere intossicati dagli oneri di urbanizzazione. Io la considero una vera e propria droga pesante, gli oneri di urbanizzazione, per il bilancio di un comune, perché gli oneri di urbanizzazione entrano una volta sola. Il territorio non è infinito, ma se io ho un bilancio, soprattutto di parte corrente, che sta in piedi grazie all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, io tutti gli anni sarò costretto a ricercare nuovi oneri di urbanizzazione e quindi sarò costretto a svendere ancora il mio territorio per dare dei servizi ai cittadini. Quindi il tema in realtà della pianificazione urbanistica per noi, io non ho nessuna slide perché il nostro vero piano regolatore è in realtà il bilancio e l'attività quotidiana che abbiamo dovuto in qualche modo inventarci e che è sempre molto difficoltosa. Io non ho nessuna ricetta da presentarvi, non ho la formula da dirvi: guardate, possiamo fermare il consumo di territorio e fate 1, 2, 3, 4. Bisogna inventarsela in qualche modo, territorio per territorio, partendo ovviamente da una volontà politica molto forte che vada in quella direzione. Perché se poi la politica ha in mente tantissimi progetti, ha in mente di fare delle cose anche lodevoli, però decide di farle a prescindere dalla considerazione del bene, del bene limitato che ha a disposizione, ecco che bisogna scegliere se fare la tangenziale, se fare il piano di lotizzazione, il centro commerciale, le villette, oppure ridurre anche le necessità e le richieste al proprio bilancio comunale. Per riuscire ad uscire dal circolo vizioso degli oneri di urbanizzazione, perché è comunque obbligatorio uscire da questo circolo vizioso, perché non ci si può continuare a riscaldare bruciando i mobili antichi, questa credo che sia abbastanza, ci sono comuni che già la fanno la crescita zero perché hanno esaurito il proprio territorio a disposizione, ci sono comuni della provincia di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, che hanno ormai raggiunto l'85-90% di copertura del suolo, la provincia di Milano in media è al 43%, ma in questi comuni ormai sono rimaste soltanto le rotonde e le sparti traffico coperte, non coperte dal cemento. Poi Formigoni stava pensando anche a qualche cosa per poter costruire su questi tipi di supporti, però è bene che ci si ponga non un'opzione rispetto a fermare il consumo di suolo, ma ce lo si ponga proprio come obbligo, perché non si può continuare ad andare avanti così. Dire basta quindi al consumo di territorio ha obbligato tutto il comune a mettere in campo una serie di azioni, mettendo in un altro ordine di priorità, evidentemente, le scelte del comune. Come prima cosa abbiamo ridotto praticamente a zero le spese di rappresentanza, già erano poche, siamo praticamente giunti all'azzeramento totale. I costi della politica sono completamente coperti e anche di più da altre iniziative che poi dopo vi racconto. I miei assessori, Andrea è testimone perché lo prende anche lui tutti i mesi, percepiscono 70-80 euro al mese e non fanno un'ora di permesso retribuito perché altrimenti graverebbero sulle casse del comune. La nostra auto blu è una panda verde, non abbiamo autisti, non abbiamo segretari, non abbiamo staff, non abbiamo, davvero siamo proprio 7 dipendenti e mezzo. Ed è una gran lotta tutti i giorni per cercare di ottenere il massimo dei risultati da questi 7 dipendenti e mezzo con un grosso lavoro proprio di estrazione
perché i comuni sono davvero in grosse difficoltà. Noi viviamo comunque ormai da circa 20 anni con contributi dallo Stato in costante diminuzione, spese delle amministrazioni che sono in costante aumento, e quindi questo squilibrio poi viene facilmente coperto con gli oneri di urbanizzazione e quindi con la cassa del territorio. La sobrietà è stata generata in maniera forse anche naturale dal fatto che noi abbiamo chiesto dei sacrifici ai cittadini. Abbiamo alzato le tasse. Questa è la seconda leva che abbiamo messo in campo per costruire la nostra nuova scuola materna, che comunque abbiamo realizzato perché serviva alla nostra comunità. Abbiamo alzato l'ICI sulle seconde case, sulle attività produttive, portandola al massimo, e con l'incremento di gettito paghiamo il mutuo che abbiamo dovuto cedere per fare la scuola materna. Di solito il meccanismo vede il comune far fare la scuola materna al privato in cambio del piano di intervento. Questo è un po' il meccanismo che va per la maggiore. Aver chiesto un sacrificio ai cittadini, aumentando anche il costo dei servizi a domanda individuale, chiedendo di più a chi aveva di più, ha obbligato ulteriormente gli amministratori a guardare la spesa dei 50 euro. Noi davvero, se dobbiamo fare una spesa di 500-1000 euro, ci guardiamo in faccia e cerchiamo di capire se è una cosa che serve o non serve, e si va a centellinare le spese. Il terzo metodo che abbiamo, la terza leva importante è quella che viene prima citata, quella dei comuni virtuosi, ovvero cercare altrove nuove idee, applicarle, magari idee anche piccole, come la sostituzione dei LED al cimitero, cioè la sostituzione delle lampadine di incandescenza con dei LED al cimitero per risparmiare nella bolletta, oppure l'impianto fotovoltaico sul tetto della nostra nuova scuola materna. L'intervento con una raccolta differenziata spinta porta a porta, che non ci vede assolutamente all'eccellenza ad esempio di altri comuni, ma che però è vista come un modo anche per curare il territorio. Il comune di Ponte delle Alpi, che è il comune più virtuoso credo della nostra associazione, ha il 90% di raccolta differenziata e ha ridotto del 90% i propri rifiuti, cambiando completamente proprio la filiera di produzione. E questo genera poi anche un beneficio sulle casse del comune. La quarta leva che utilizziamo anche questa quotidianamente è quella della fantasia, ovvero il ricorso a cose anche un po' strane. Io, visto che siete tanti, magari siete anche giovani, quindi se dovete fare questa cosa venite a fare la cassinetta di Lugagnano. Però se qualcuno vuole sposarsi, con rito civile, mi perdonerà Don Giorgio, il comune di Cassinetta di Lugagnano sposa a tutte le ore, dalle 9 a mezzanotte, da lunedì alla domenica, leggiamo poesie alla carta, da Gibran a Neruda, quello che volete, a lume di candela, però si paga fino a 1500 euro, se voleste sposarvi a mezzanotte fino a 1500 euro, poi in realtà a mezzanotte non si vuole sposare mai nessuno, perché magari vengono, chiedono, parlano con il sindaco, con l'assessore, si mettono d'accordo, io arrivo alle 11 sul Naviglio Grande, poi dopo tu mi leggi la poesia, va bene, poi tornano a casa, parlano con la mamma, gli dice no, ma la mamma è anziana, alle 11 e mezza la puoi far venire, sul Naviglio, c'è l'umidità, e quindi poi si sposano sempre alle 11, le zanzare. Però per noi questa è stata un'entrata che ormai è fondamentale per il nostro bilancio. Quest'anno abbiamo incassato 30.000 euro dai matrimoni, ci copre oltre il doppio delle spese della politica, che sono circa 13-14.000 euro, cioè lo stipendio del sindaco, degli assessori, tutto il consiglio comunale arriva a 13.000 euro all'anno. Incassiamo 30.000 euro, quest'anno l'eccedenza l'abbiamo utilizzata per finanziare un fondo di solidarietà per lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, quindi per cercare anche di dare un significato a questa nostra iniziativa finanziando spese sociali. La fantasia credo che si possa poi trovare, ognuno deve applicarla, secondo, non fateli voi, se no dopo non vengono alla cassetta a sposarsi nel matrimonio, perché non so se c'è il sindaco di Romagnate in sala. Cioè, quindi non fate neanche voi, perché preferiamo che vengano da noi a sposarsi, perché sono ormai un'entrata importante. Però credo che l'Italia, che è il paese più bello del mondo, possa trovare dalla valorizzazione del proprio territorio anche un modo per mettere in campo delle azioni di tipo economico, perché attorno a questa cosa dei matrimoni a Cassinetta di Lugagnano sono sorti bed and breakfast, attività imprenditoriali, matrimoni, catering, c'è gente che viene a visitare il nostro comune. No, il prete no, non è fallito, perché comunque i suoi matrimoni li fa, ne facciamo di più noi, però questo è un altro problema.
il fatto di aver in qualche modo poi dato un significato ambientale alla nostra scelta politica ha creato anche un effetto simpatia, e quindi io poi ne ho fatti negli ultimi tre anni 300 di incontri come questi, e quindi poi arrivano a sposarsi a Casinetta anche a causa di questa nostra, perché pagano le conseguenze soprattutto i miei assessori, perché si trovano anche loro spesso a dover fare i matrimoni il sabato e la domenica per fare cassa. Una scelta che veniva appunto considerata una cosa estremista, che in realtà è una scelta di rigore finanziario, perché io penso che sia ineludibile oggi, anche per pareggiare e tenere in equilibrio e risanare i bilanci e la finanza locale, occorre uscire da questa dipendenza degli oneri, perché oggi abbiamo comuni, e ne conosco parecchi, anche vicino a Casinetta di Lugagnano, quindi proprio li ho visti direttamente proprio questi bilanci, che si sono trovati costretti a ridurre, a tagliare dei servizi ai cittadini perché non sono entrate le somme previste dagli oneri di urbanizzazione, perché comunque l'edilizia è in crisi, è piuttosto rallentata, quindi se io avevo previsto un bilancio che stava in piedi grazie alla variabile indipendente dell'edilizia, il mio bilancio ne paga le conseguenze e quindi mi trovo costretto a tagliare i servizi al cittadino. Se invece il bilancio fosse, come era previsto tra l'altro fino alla fine degli anni 80, fino alla fine degli anni 90, la legge Bucalossi, per chi se la ricorda, vietava l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente dei bilanci. Oggi invece si arriva fino al 75%, qualche anno addirittura si è arrivati al 100%. E quando si discute di finanziaria o di manovra da parte del governo, i sindaci saltano sulla sedia se vedono che non c'è la possibilità di applicare per l'ennesima volta gli oneri alla parte corrente, perché hanno i bilanci intossicati dagli oneri di urbanizzazione e quindi entrano in crisi di astinenza se questa facoltà non fosse loro concessa. Quindi l'idea di andare verso una politica di rigore e di tutela del territorio è una politica finanziaria oltre che urbanistica ed ambientale. Vorrei dire, per concludere, comunque il significato della scelta, che è una scelta che credo serva al nostro paese, quella di tutelare ogni metro quadro che noi abbiamo a disposizione. Il primo motivo credo che sia di strettissima attualità è quello del dissesto idrogeologico. E anche un comune che non è sottoposto al rischio di dissesto idrogeologico, comunque con la propria capacità di assorbire l'acqua, semplicemente di non farla scivolare verso il comune che magari soffre di dissesto idrogeologico, partecipa all'incremento di questo problema per il nostro paese. Prima Genova, Messina, Saponara, abbiamo tutte le settimane, nel periodo tra ottobre e dicembre, ce n'è una. L'80% del territorio italiano è sottoposto al rischio di dissesto idrogeologico. E come prima cosa bisogna incominciare a smettere di consumare il territorio, di siccitare, di impermeabilizzarlo, perché l'acqua acquista velocità se non viene assorbita dal terreno. Nel momento in cui cresce la propria velocità, anche perché noi tombiniamo, perché l'urbanizzazione e l'estensione obbliga spesso a dover tombinare. Il primo problema, credo, di tutti gli assessori ai lavori pubblici, anche il nostro, è sempre stato la tenuta della rete fognaria comunale. E quindi è un tema importantissimo, prima ancora che ambientalista, è un tema anche, che poi per me le cose coincidono, di qualità della vita dei cittadini, perché credo che, non dico senza arrivare agli eccessi, agli estremi delle immagini che abbiamo visto in televisione in questi giorni, però avere delle comunità che sono sempre con l'effetto sospeso, pezzi di città ogni volta che c'è un temporale, è una cattiva qualità della vita. E la terra poi ci serve per mangiare, la nostra terra, che è una delle terre più fertili, tra l'altro i 500 km quadrati di terra che si consumano ogni anno in Italia non sono metri quadri scarsi, sono metri quadri di terreno fertilissimo, preziosissimo. In Pianura Padana abbiamo quasi tutto il terreno di categoria 1 o categoria 2, non sono pietraie. È un terreno irrigabile, è un terreno che non è molto ventoso, è la terra migliore del mondo quella che noi abbiamo nella nostra Pianura Padana. E nel momento in cui sostituiamo una cosa morta, un manufatto in calcestruzzo, ad una cosa viva, ovvero un pezzo di terra, è credo una perdita
magari cresce il PIL, anzi cresce sicuramente il PIL, ma diminuisce la qualità dell'ambiente, della vita e la qualità di futuro. La terra è l'unico supporto su cui si può creare cibo. Non hanno ancora inventato nulla che possa sostituire la terra per coltivare qualche cosa. Possiamo fare sì gli orti sui tetti, metterci il vaso sul balcone, però le distese di terra per poter dare da mangiare alla popolazione italiana e mondiale serve. Non a caso la Cina, l'India stanno acquistando pezzi di terra in Africa, nel Madagascar, perché c'è un'emergenza alimentare. L'Italia se lo pone o non se lo pone il problema della sovranità alimentare, dell'autosufficienza? La Coldiretti qualche anno fa, questa notizia è stata rilegata subito nei titoli di coda dei telegiornali, però diceva una cosa molto grave, almeno preoccupante dal mio punto di vista. A settembre l'Italia non ha più le materie prime per fare il pane. Da settembre a dicembre viviamo grazie alle materie prime importate da altri paesi del mondo. Ora io non voglio tornare, non penso che sia giusto arrivare all'autarchia, però un problema di tenuta ce lo dovremmo tenere, anche perché poi spesso le risorse ce le andiamo a prendere con mezzi non proprio non violenti. Le guerre si faranno per l'acqua e per il cibo, prima ancora che per il petrolio, perché anche sta quasi finendo. La terra non è rinnovabile. Nel momento in cui noi copriamo con un parcheggio un pezzo di campagna, quella terra non tornerà mai più ad essere fertile. Il lavoro di 300, 400, 500 anni del verme, del ciclo naturale che rende la terra fertile, che crea l'humus, viene ucciso in pochissimi secondi e non è più recuperabile. Scordiamoci che si torni in futuro, almeno nell'arco della nostra vita, a vedere rispuntare qualcosa dal cemento. E quindi non è possibile, non è come l'acqua. La terra è un bene comune come l'acqua, ma al contrario dell'acqua non ha un ciclo di rigenerazione che è compatibile con l'esistenza di una persona su questo pianeta. Dura di più e coinvolge le prossime generazioni. Io credo che queste siano motivazioni che dovrebbero interpellare in maniera diretta tutta la cittadinanza, oltre che la politica. Nel momento in cui si decide il piano regolatore, non è una decisione che può essere assunta soltanto dal Consiglio Comunale. È una decisione che credo vada assunta con un lavoro anche di coinvolgimento della cittadinanza, di partecipazione, perché non riguarda i 5 anni di mandato di un sindaco, ma riguarda i prossimi 100 anni, anche perché la modalità con cui si disegna una città ha una ricaduta non soltanto di tipo ambientale ma anche di tipo sociale. Se noi abbiamo delle periferie, soprattutto nelle grandi metropoli, che sono anonime e indistinte, dove non ci sono più legami sociali di comunità, questo è un problema oltre che urbanistico e ambientale anche culturale, sociale. Se i nostri giovani vivono il proprio tempo libero attorno alle cittadelle del commercio, in questi non luoghi, in questi outlet, questo è un problema che dovrebbe riguardare non soltanto la politica, ma anche e soprattutto la politica, ma l'intera comunità. E quindi credo che sia fondamentale, nel momento in cui si affronta un tema come questo, non relegarlo alla tecnica. Se i cittadini vedono il manifesto, si dovrà ridiscutere del piano regolatore, non devono disinteressarsi perché immaginano che sia una cosa per addetti ai lavori, perché quando si disegna la città si disegna come vivranno i cittadini. Se in un comune di 2000 abitanti si prevedono 4 centri commerciali e si prevedono autostrade, raccordi, quella comunità verrà stravolta, la vita di quei cittadini verrà stravolta. Spesso viene anche venduta questa l'ennesima colata di cemento come sinonimo di progresso, di sviluppo, posti di lavoro, no? Spesso viene detta questa cosa, però non è così, perché ci sono degli aspetti della vita delle persone che credo vadano tenute più in considerazione rispetto a, ad esempio, all'ennesimo bretella autostradale che ci viene venduto, ci farà andare più veloci al posto di lavoro, recuperando 5-10 minuti, in realtà noi ci troviamo poi sempre incolonnati.
non è quello il modo di risolvere le questioni, ma questi cittadini vengono, in qualche modo sono stati abituati negli ultimi anni a subire passivamente questo tema, come se fosse soltanto affare degli architetti, degli urbanisti, dei sindaci o degli assessori. Penso che sia anche, e per noi è stato molto importante il coinvolgimento dei cittadini, perché una decisione di questo tipo non va presa all'interno soltanto di quattro mura, ma vanno coinvolte le persone, vanno coinvolte anche i bambini. Noi un lavoro che abbiamo fatto, di cui siamo molto fieri, è stato quello di coinvolgere il Consiglio Comunale dei Ragazzi, facendo disegnare a loro come volevano la loro cittadina, il loro piccolo paese. E questo ci ha dato molta forza anche nel sostenere il dibattito con l'opposizione, che magari ci diceva: ecco, voi siete quelli che vogliono fermare lo sviluppo, la crescita, la competitività e bla bla bla. I disegni dei bambini dicevano altro. Ora, questa non so se è politica, politicante, o penso che sia attenzione al bene comune, attenzione alle prossime generazioni. Io ve l'ho raccontata come se fosse un romanzo, però poi in realtà noi siamo un comune come tanti in Italia che con estrema difficoltà cercano di rincorrere i problemi, a tappare le buche delle strade, a mettere insieme il bilancio di previsione, a fare un consuntivo, quindi abbiamo gli stessi problemi di tutti, non abbiamo nessuna bacchetta magica, cerchiamo di fare le cose partendo da un obiettivo che per noi non è da mettere mai in discussione, ovvero difendere ogni metro di terra. Ce la faremo in futuro? È una cosa che riguarda solo Cassinetta di Lugagnano? No. Qua potrebbe esserci con me il sindaco di Solza, in provincia di Bergamo, Isola Bergamasca, che ha fatto la nostra stessa scelta di consumo di suolo zero. Potrebbe esserci il comune di sindaco di Pregnana di Anese, che è nel centro dell'area Expo 2015, che ha adottato la nostra stessa politica. Potrebbe esserci l'assessore della provincia di Torino, che è venuto due settimane fa a Cassinetta di Lugagnano a tenere a battesimo il lancio del forum Salviamo il Paesaggio, che ha deciso che in provincia di Torino non ci si deve più costruire nulla sul terreno agricolo, ma bisogna soltanto utilizzare le aree già compromesse. Ed è costato a questa scelta un contenzioso con un grande centro commerciale che voleva realizzare in area di aperta campagna un nuovo centro e che alla fine non è stato fatto, perché la provincia di Torino ha detto di no. Potrebbe esserci il sindaco di Monaco di Baviera, o un sindaco di uno dei qualsiasi dei comuni dell'Île-de-France, dove nonostante ci sia oltre il 90% di territorio agricolo, nel piano regolatore dell'Île-de-France, nella pianificazione urbanistica, si parla di perennizzare i suoli agricoli, cioè viene deciso dalla politica che i suoli agricoli sono perennemente agricoli per le prossime generazioni, infischiandosi in qualche modo delle necessità di nuovo sviluppo e nuova occupazione urbanistica. Anche perché oggi, e chiudo, non ce n'è la necessità. Non abbiamo nessuna azienda in Italia che chiuda perché ha bisogno di un capannone. Le aziende in Italia chiudono perché vanno da un'altra parte, perché vanno in altre zone. Non chiudono perché il comune non gli rilascia la concessione edilizia per fare il nuovo capannone. I cittadini che non hanno una casa, non sono la nostra emergenza abitativa non è legata al fatto che mancano le case, perché ne abbiamo 2 milioni almeno di case sfitte. C'è un problema di politica, di regole, di leva fiscale, di strumenti che la politica dovrebbe pensare per far incrociare l'esigenza, la domanda abitativa con la disponibilità di case. Quindi non c'è il bisogno materiale di cubi, di manufatti, c'è un bisogno materiale invece, e in questi giorni io lo sento in maniera molto forte, di politica che rimetta al centro la persona e l'equilibrio reale, perché davvero ci hanno sempre detto che noi siamo dei sovversivi. Io credo che in realtà i veri sovversivi siano quelli che continuano a mettere in discussione un equilibrio. E l'equilibrio che noi stiamo mettendo in discussione in maniera ormai quasi a botte di slogan è l'equilibrio tra le persone e la natura e l'ambiente, e poi è anche un equilibrio tra persona e persona. I sovversivi credo che siano proprio coloro i quali vanno in quella direzione. Io mi sento moderato, purtroppo questo mi fa ricredere spesso su come mi dipingevo io stesso quando ero un po' più giovane, però purtroppo sono così oggi. Grazie.